Dopo le proteste iniziate in tutta Italia contro le mascherine in classe, Fratelli d'Italia ha depositato un'interrogazione parlamentare. Prima firmataria la deputata Lucia Albano, che abbiamo in collegamento. Buonasera, onorevole. Buonasera, buonasera. Perché ritenete questa norma discriminatoria e illogica? Buonasera, dunque è discriminatoria e illogica per il semplice fatto che c'è l'obbligo delle mascherine nelle scuole da 6 anni in su. Ora cosa accade? Che nelle scuole dell'infanzia ci sono bambini che durante l'anno compiono i 6 anni e si crea la situazione veramente paradossale che alcuni bambini in classe che hanno compiuto i 6 anni durante l'anno scolastico, da aprile ad oggi, devono comunque mettere la mascherina, mentre gli altri che sono sotto i 6 anni non devono metterla. Ecco, questa è una stortura che provoca delle situazioni veramente di discriminazione. Pensiamo a due fratellini, uno a 3 anni, uno a 6 anni, appena compiuti e va ancora all'asilo, uno deve portare la mascherina e l'altro no. Capiamo che siamo veramente ben lontani dalla realtà e dobbiamo in qualche modo porre rimedio. Nel decreto fine Covid avrebbe dovuto insomma trovarsi la soluzione, non c'è stata e quindi adesso ho presentato un'interrogazione. Ecco, qual è secondo lei la strada giusta per combattere il coronavirus? Noi dobbiamo pensare a quello che accadrà a settembre, siamo nel 2000, non possiamo nel 2020, quindi in un nuovo millennio, non possiamo continuare ad affrontare le tematiche come se fossimo nel 1800, la tematica delle pandemie. E quindi dobbiamo pensare a strumenti nuovi, moderni, per esempio la ventilazione meccanica controllata, rendiamo l'aria più salubre all'interno delle classi e potremo fare in modo che i ragazzi possano andare in classe con tranquillità, via la DAD e via lo stare a casa, insomma, lontano dalla scuola e dalla socialità. La ringrazio per questo collegamento, grazie onorevole e le auguro una buona serata. Grazie a lei, buonasera.